Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Eccoci qui oggi con un nuovo video unboxing. Nel video unboxing di oggi andremo ad unboxare una sigaretta elettronica, una Just Fog Minifit Kit. Dunque, all'interno della confezione ovviamente abbiamo sia la sigaretta elettronica che anche il cavetto USB. In tal caso ragazzi, io ho acquistato di color giallo e blu, giallo e nero. Questa qui ragazzi è la confezione. Adesso andiamo subito a tirarla fuori. Vi lascerò qui sotto qui in descrizione il link per magari se qualcuno la vuole anche acquistare. Ed eccola qua ragazzi, l'aspetto è veramente molto carino. All'interno della confezione troviamo sigaretta elettronica più cavetto USB, micro USB per poterla ricaricare. All'occorrenza troviamo anche il manualetto di istruzioni. Ed eccolo qua ragazzi, questo qui è il manualetto di istruzione, molto piccolo, però non è scritto né in italiano né niente, quindi è soltanto un manuale di istruzione veramente ben fornito, d'accordo, ma con una, diciamo tra virgolette, narrazione che non è in italiano. Passiamo alla confezione. Dunque, come detto ragazzi, sigaretta elettronica più cavetto micro USB, USB per poterla andare a ricaricare. Dopo vi faccio vedere come la posso ricaricare. Il cavetto ragazzi è lungo più o meno quanto? Una ventina di centimetri? Ne manco pure ragazzi. Andiamo subito a vederlo. Ed eccolo qua. Questo qui ragazzi è il cavetto USB, micro USB. Guardate un po' quanto cavolo è corto, veramente molto corto. E poi ovviamente abbiamo la sigaretta elettronica, ma la vado a tirare fuori. Io l'ho già usata ragazzi perché l'ho voluta testare prima di farvi questo video. Ed eccola qua ragazzi, vedete? È piccolina. Sopra abbiamo il pod per poter andare a ricaricarla. Questo qui è il pulsante di accensione e spegnimento più pulsante di svapata, mentre sotto abbiamo la connessione micro USB per poterla ricaricare. Dunque, per poter, vedete, Minifit giallo e nera, è quasi come una chiavetta USB, quasi come una chiavetta USB. Non ingombra tantissimo, è piccolissima, la possiamo portare dietro, non dà fastidio e anche abbastanza elegante, quindi se ci troviamo ad esempio in una pizzeria o magari ad un matrimonio eccetera eccetera, la possiamo portare benissimamente con noi, quindi senza andare a portarci le boccette di liquido, le mod delle batterie con l'atomizzatore. Questa qui ragazzi la ricaricate, ovviamente ha una batteria che dura veramente pochissimo perché è abbastanza piccolina. Se faccio in questa maniera, vado a staccare il pod, che è questo qui, da sulla batteria. Questa qui ragazzi è l'intera batteria, come potete ben notare. Questo qui è il pod dove va ricaricato ovviamente il liquido. Sotto ci sta l'apertura, questa qui, per poter andare a ricaricare con il liquido. Un attimo solo ragazzi che ho preso il liquido, eccolo qua ragazzi. Io uso un liquido 50-50 aromatizzato, dovrebbero essere frutti di bosco se non vado errato. Adesso ragazzi andiamo a vedere com'è che la possiamo ricaricare. Dunque, come detto prima, ci sta una piccola levetta, basta alzarla, dove vedete i due buchini destra e sinistra. Aspettate ragazzi che ve la faccio vedere meglio. Ecco qua, i due buchini destra e sinistra, ovviamente ci va il liquido. Come andare a ricaricarla? Beh, è molto semplice. All'interno del pod ci sta la resistenza, che non è la resistenza comune su tutte quante le sigarette elettroniche, ovvero stiamo parlando di una resistenza fatta con la coil che con il cotone sintetico, quindi la posso anche rigenerare io. Quindi acquisto il materiale che serve e la vado a rigenerare io invece di andare ad acquistare direttamente il pod di ricarica, perché ovviamente la resistenza ovviamente si brucia. Questo si brucia perché in primis, se non aspettate quella decina di secondi per poter far impregnare la resistenza con il liquido, e se usate un liquido che non è al 50-50 ma è abbastanza denso, ovviamente più tirate e andate soltanto a bruciare la resistenza. Il buchino per poter, ovvero l'asola per poter svapare, si fa la condensa un po' più
su questo lato, vedete qui, io l'ho già usata, qui su questo lato qui si fa un po' di più la contenza, mentre questo qui è l'aria, è già di default, quindi non posso andare a cambiare, quindi adesso ragazzi andremo ad utilizzarla, quindi a ricaricare. Ecco qua, boccetta del liquido, come detto ragazzi all'interno, adesso non so se riesco a farvelo vedere, ecco qua, vedete all'interno qui io vado a riempire. La ricarica è molto molto semplice, basta andare a mettere il liquido, eccolo qua. Io adesso ragazzi ne ho messo veramente pochissimo perché comunque sia non riesco a vedere fino a dove riesco ad arrivare, perché sennò va a finire che impregno tutto, sporco letteralmente tutto. Una piccola pulita con un po' di carta, se vedete un po' di liquido sparso sulla parte di sotto, quindi andate a pulire, chiudete con sicurezza in modo che quando girate non va a cascare il liquido. Quando l'acquistate e volete usarla subito, mi raccomando, mettete il liquido all'interno, fate restare la sigaretta totalmente spenta con all'interno il liquido, perché comunque sia la resistenza si deve impregnare di liquido, quindi aspettate quei secondi esatti, perché sennò altrimenti ragazzi andrete subito subito a bruciare la testina. Una volta fatto questo, prendete la batteria e con un semplice clic andata. Adesso come si accende e come si spegne? Come detto, tasto 1, 2, 3 e 4. Vedete che lampeggia? Questi piccoli tre puntini, questi qua adesso sono a 2. Se sono a 3, ovviamente la batteria è tutta quanta carica. Adesso è soltanto a ben 2 tacche, ovvero diciamo che abbiamo un 70% di batteria. Se scende al di sotto arriva a 50 e poi dopo inizia a lampeggiare di color rosso, il che significa che dobbiamo mettere a ricaricare la nostra batteria, ovvero la posso tenere anche direttamente sotto carica così assemblata direttamente così com'è adesso, e posso anche andare ad utilizzarla mentre si sta ricaricando. Adesso come faccio a ricaricare questa Minifit sigaretta elettronica? Io qui ragazzi ho un power bank, vedete? Power bank dovrebbe essere da ben, se non mi sbaglio, non mi ricordo da quant'è ragazzi. Sul power bank ho due uscite e un'entrata, due uscite USB per poter collegare due dispositivi, quindi posso andare a metterci o un telefono o magari un'altra cosa, una videocamera eccetera eccetera. Qui ragazzi è l'entrata per poter mettere a ricaricare il power bank ad una fonte di energia, ovvero direttamente collegata a parete, in modo che si ricarichi molto molto prima. Adesso vado a prendere il cavetto USB della sigaretta elettronica, lo vado ad inserire all'interno, prendo anche la sigaretta elettronica e la vado a collegare. Aspettate ragazzi perché ve lo giro, perché vi vorrei far vedere anche un'altra cosa riguardo a questo power bank. Ecco qua, giro la parte e tacchete che si lampeggia e va a ricaricarsi. Come potete ben notare ragazzi, abbiamo 100%, 75, 50, 25, il che significa che questa cosa qui ovviamente mi sta ad indicare che il power bank è carico al 100%, quando inizia a scaricarsi arriva a 75, man mano che va avanti arriva a 50 e poi dopo a 25, il che significa che arrivato a 25% bisogna rimetterlo a caricare. Qui abbiamo anche il tasto per la torcia, aspettate, 3 volte. Ecco qua, quindi posso anche andare ad illuminare, ma la potenza è molto molto meno. Ed ecco qui ragazzi la batteria che si sta ricaricando. Come detto, posso andare anche ad utilizzarla nel frattempo che lei si sta ricaricando. Dunque ragazzi, devo dire che è una sigaretta veramente fatta ad hoc, non ha nulla di che, è veramente molto molto piccola, tascabile, quindi la posso portare con me quando voglio, non ho motivo di ingombro, quindi non mi devo portare dietro la boccetta del liquido, non mi devo portare dietro delle batterie, delle mod, insomma non devo portarmi niente dietro oltre alla sigaretta elettronica carica ovviamente e con il pod di liquido pieno, perché ho notato che quando vado a svapare 3-4 volte la batteria si scarica subito
subito, mentre il liquido all'interno si consuma veramente alla velocità della luce. Questo ovviamente in base anche a come utilizzate la vostra sigaretta elettronica. Ce l'ho più o meno da 2-3 giorni e mi ci sto trovando veramente tanto bene, ragazzi. Fa tanto fumo, perché comunque sia non è una mod, non è una sigaretta elettronica con batterie aggiuntive, quindi molta più potenza, non è una sigaretta elettronica a polmone, ma è una sigaretta elettronica a guancia, quindi tiro di guancia, e quindi si ha l'opportunità anche di avere tanto fumo. Però comunque sia, ragazzi, a me soddisfa veramente tantissimo. Ve la consiglio per chi vuole iniziare a utilizzare una sigaretta elettronica. Ve la consiglio perché in primis non costa tantissimo, in secondis ci sono svariati tipi di colori, e ovviamente con questa qui, con la sigaretta elettronica, ovviamente ci sono anche le iPod di ricambio. Se non vado errato, mi sa che sono da 1.6 ml, se non vado errato, o di meno o di più. Mi sa che la batteria dovrebbe essere da 560-650 mAh, se non vado errato, però comunque sia mi sa che ci dovrebbe essere scritto all'interno del manualetto. Il tempo, ragazzi, scusate, di andare a trovarlo. Dunque, come vi stavo dicendo prima, ragazzi, riguardo al manuale di istruzione, vedete, abbiamo ben tre, non so se riuscite a vederlo, tre LED, il cui il primo LED per sé inizia a lampeggiare, vuol dire che la batteria deve essere ricaricata. Come detto, ecco, vedete qua sopra, tre tacche 100% 70%, mentre due tacche 70-30, una tacca 30-0%, mentre LED di color rosso significa che dobbiamo rimettere a ricaricare la batteria. Qui invece dall'altro lato vi fa vedere che dovete togliere il pod da sopra la batteria, ricaricarla e andare a rimetterla di nuovo sulla batteria. Come detto, ragazzi, non mi ricordo da quant'è, aspettate perché non tanto si capisce bene. Dunque, la resistenza è da 1,6 ohm cotone, quindi ecco, il pod, la capacità di pod del pod è di 1,5, con una resistenza, una coil cotton, ovvero con il cotone, 1.6 ohm, molto molto grande già per una sigaretta elettronica di questa fascia. Niente, ragazzi, io concludo qui oddio, mi si è accappottato il coso. Io concludo qui questo video di questa nuova sigaretta elettronica, perché ribadisco, ragazzi, è fatta veramente tanto benissimo. Io ve la consiglio di acquistarla perché in primis costa poco, è tascabile, non è tanto ingombrante, la possiamo portare dovunque vogliamo, a patto che possiamo fumare nei locali, oppure magari chiedere a qualcuno se possiamo fumare una sigaretta elettronica all'interno di un locale, o magari all'interno di un locale pizzeria, oppure magari direttamente in una birreria, non so, ragazzi, dove volete, in un pub, insomma dove volete, e quindi la possiamo portare dietro. Come detto, ribadisco, non ha bisogno di batterie aggiuntive, non ha bisogno di quelle batterie, ovvero le mod, quelle grosse giganti con l'atomizzatore gigante da un pollice, insomma, ragazzi, non ha bisogno di niente, bisogna soltanto aver ricaricato la batteria, ricaricato il pod e iniziare ovviamente a svapare. L'unica cosa, ragazzi, che di sicuro, se andrete ad acquistare questa sigaretta elettronica più o meno quasi come una chiavetta USB, di sicuro andrete subito a metterla a ricaricare dopo già due tacche di batteria, perché in tal caso, quando vedete che le due batterie iniziano a scendere, il che significa che la svapata è meno rispetto a quando è carica al 100%, quindi quando è carica al 100% esce una marea di fumo. Nel caso contrario, due tacche, inizia ad uscire meno fumo, la prima tacca ancora meno fumo, e quindi, ragazzi, di sicuro la metterete a ricaricare subito già anche a due tacche. Ma io vi consiglio di farla scaricare tutta quanta e poi dopo andare a rimetterla a ricaricare. Niente, ragazzi, io concludo qui questo video unboxing di questa sigaretta elettronica molto molto fantastica, elegante, soprattutto elegante, anche con un vestito elegante ci starebbe veramente tantissimo, d'accordo, forse magari con una sigaretta del genere, piccolina, tascabile, forse magari sarebbe stato l'ideale acquistarla tutta quanta di colore nero, e quindi andava a fare pandan con la giacca, con il pantalone, con una camicia, o con una cravatta, o con un paio di scarpe, insomma, ragazzi, possiamo abbinarla ai nostri vestiti. Niente, ragazzi, come detto, concludo qui questo video, in descrizione trovate il link per poter acquistare questa mini fit sigaretta elettronica molto molto fantastica. Niente, ragazzi, vi saluto, mi raccomando, lasciate commenti, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete questo video per aiutare serie e canale a crescere, e noi ci rivediamo. Vedremo nel prossimo video. Ciao, ragazzi!